Mister, a Perugia una sconfitta che rallenta un po', come dire, la nostra corsa verso l'obiettivo principale. Che cos'è che non ha funzionato? L'impatto psicologico? Qualche problema tecnico? Secondo me fino al gol, il primo gol abbiamo fatto anche delle cose discrete con una buona copertura degli spazi. Non siamo stati bravi nelle loro ripartenze perché anche appunto il primo gol nasce da un contropiede. Dovevamo gestire meglio la situazione dopo il gol, perché sia il primo che il secondo li abbiamo subiti molto, soprattutto il secondo ci ha tagliato le gambe, invece queste sono partite che tu devi continuare a giocare perché può succedere sempre di tutto. Volevamo far meglio, non ci siamo riusciti e adesso bisogna subito ributtarci su martedì, che diventa un altro scontro diretto, un'altra partita importantissima. L'assenza forzata di Diamanti gli ha un po' scombussolato i piani oppure aveva già previsto di utilizzarlo con il contagocce quest'oggi? In settimana è andato solo ieri, quindi avevamo provato anche altre alternative, però abbiamo fatto anche, rimane un giocatore all'inizio importantissimo per noi, allo stesso tempo abbiamo fatto delle partite facendo sempre anche risultato, quindi questo non è il discorso, noi dobbiamo trovare altri tipi di risposta e far sì che questa gara ci faccia crescere per altri aspetti. Ecco, in fase di costruzione di gioco sembra che siamo stati un po' lenti, un po' prevedibili, forse qualche passaggio di troppo quando invece occorreva il passaggio illuminante. Sì, è vero, abbiamo fatto un giro palla un po' sterile e anche lento e senza poi trovare altre zone del campo che invece potevano fargli male. Abbiamo creato poco, è una partita che è venuta male e dobbiamo in ogni caso rimetterla da parte e far sì che questa partita ci dia degli spunti per crescere e per fare al meglio a partire di martedì. E anche perché i risultati degli altri campi non sono stati granché favorevoli, ma al di là di questo sappiamo che dobbiamo costruirci da soli la vera salvezza. Mancano 8 partite e tutti quanti siamo ancora coinvolti, dobbiamo ancora fare delle grandi battaglie. Il fatto di andare in campo subito martedì è un bene o un male? Loro hanno un giorno di più di vantaggio, però noi dobbiamo pensare sempre come al solito a non trovare alibi, solo a lavorare, a spingere. Su domani dovrebbero ritornare a lavorare un pochino tutti quelli che hanno saltato la partita di oggi, poi valuteremo chi è in condizione per poter farla martedì.